Appassionati di rugby, cuori ovali, benvenuti e bentrovati dallo Sperone di Messina, dove tra qualche minuto andrà in scena il match tra i biancorossi e la Svigat Lecce. Mischia Svigat per in avanti, quindi allora ce la siamo cavata in questa occasione con un Messina che è partito bene. Fischio, tutto da rifare. Allora si lamentano, possesso Svigat cambia tutto. Attenzione perché va anche a richiamare il capitano, un giocatore del Messina, gli dice di stare tranquillo, il numero 3, che ancora, attenzione, 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 è giallo. Rimangono in 14 altri 10 metri. Ci diceva il pubblico qua presente al Sperone che c'è un problema di disciplina a volte per i giocatori. Attenzione, attenzione, rosso, eccolo qui. 2 minuti di gioco, rosso per un giocatore del Messina. Provano a rubarla, ancora nostra. La giochiamo, palla per Mendrino, serve Robuschi, c'è spazio, Stabs, serve Paolo Doria, Paolo si attiva, calcetto di Paolo, scatto importante di Paolo Doria, scatto importante di Paolo Doria, meta, Svigat, Paolo Doria, 5 punti dopo pochi minuti, bellissima l'azione di Paolo Doria. Ecco il calcio di Riccardo, non va, non va. Allora si rimane sul 5-0 Svigat. Allora ancora loro, arrivano, arrivano, linea di meta, meta Messina, pareggiano, 5 pari. 5 pari. Vediamo un po', il calcio parte. È dentro. Allora 7-5. Spagnoli, Robuschi, Doria lo segue, Robuschi salta il primo, salta il secondo. Ancora scatto di Robuschi, palla per ancora Spagnoli, 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 va Spagnoli, va Spagnoli, va Spagnoli, va Spagnoli, va Spagnoli, meta! Seconda meta di partita. Il secondo tentativo col vento a sfavore, ricordiamolo. Calcio di Riccardo, non va. Serve Santillo, Paolo Doria, si attiva Paolo, mette la seconda, mette la terza, calcetto ancora di Paolo, supera i suoi avversari, la palla arriva lì, ancora verso Francesco Palma, che adesso va Francesco, va Francesco, terza meta Svigat, centrale, vai, Francesco Palma, terza meta di partita, si va sul 15-7. Svigat è al sesto posto in classifica, intanto Robuschi prende questi altri 2 punti, andiamo 7-17. Si organizzano, bello la trama, attenzione, attenzione ancora, buttato giù. La vanno a fare la seconda meta, sì, seconda meta di giornata. Non va, non va. Palla per De Gioia, De Gioia, De Gioia, meta! Quarta meta! Allora ragazzi, vediamo un po'. No! Non è meta, è meta, è meta! Quarta meta e allora abbiamo il bonus. Abbiamo il bonus. Ecco il calcio di Riccardo dentro! Se ne va, 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 ancora, 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 ancora. Signori, la quinta meta di giornata. Signori, quinta meta di giornata, 12 a 29. E come facciamo adesso a sapere chi l'ha fatta? Vediamo un po'. Mi sa, vediamo un po', vediamo. Non vorrei dire niente. Zotti o Gabriele Signore. Quindi, insomma, io mi auguro, non me ne voglia Maurizio, che sia Gabriele l'autore di questa meta perché è il suo compleanno e allora si fa un bel regalo di compleanno, Gabriele Signore. Il calcio di Ricky Malavia dentro, allora superiamo quota 30, 12-31. Touche ed è finita! La Svigat espuglia lo Sperone di Messina, 5 punti, saliamo in classifica.